Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Siete stupendi. Allora, un benvenuto a tutti da Dario Cipriani. Siamo qui per questa edizione, prima edizione di Natale Sport 2015, per stare insieme, farci gli auguri e per premiare tutti gli atleti, tutti gli sportivi che si sono distinti in questo 2015. Io però, prima di iniziare questa serata, volevo farvi vedere, poi mi dovete dare il parere, una brevissima clip video che ha per protagonisti proprio i consiglieri, il presidente Andrea Tinarelli, i consiglieri Mannocchi, Severini, Pieri, Giordani, Giustini, Boglia e Nicolao, alle prese con la telecamera, e vediamo come se la sono cavata. Allora, prego la regia, giù le luci e vediamo il filmato. Cari amici, questo 2015 è stato un anno fantastico per tutto il movimento sportivo del Circolo Canottieri Roma. Un anno pieno di successi, inseguiti, voluti e che non dimenticheremo. Un 2015 nel quale abbiamo progettato un nuovo circolo che potremo apprezzare negli anni a venire. Un circolo con i conti in ordine che accoglie fiducioso i nuovi soci. Dove la cura del particolare non è mai casuale. Un sodalizio che vuole dire grazie al suo impagabile personale e grazie anche ai suoi bravi gestori bar e ristorant che ogni giorno sono gentili e premurosi. Un anno ricco di eventi che promuovono l'immagine del circolo e lo rendono attraente. Un circolo dalla grande tradizione tennistica che guarda al futuro del tennis e del paddle. Dove gli altri sport non sono mai minori. Un club di veri amici che vogliono sentirsi un gruppo coeso. Grazie a voi e al vostro impegno, oggi siamo tutti un po' più orgogliosi di essere soci di questo circolo. È dal 1919 che lo siamo e io so che lo continueranno ad essere i nostri soci giovani. Auguri, Canottieri Roma! Bene! Bravi, no? Hai visto? Alcuni hanno proprio delle propensioni da attore. Vorrei chiamare però sul palco, perché non posso essere da solo, a presentare una nostra gentile consocia, Maria Monsè. Buonasera a tutti. Maria che proprio ieri ha presentato qui nel ristorante il suo libro Ti cucino per le feste, un libro scritto con il nostro chef Egidio Longo. Allora, prima di tutti, il nostro presidente Andrea Tinarelli, che ci vuole fare un piccolo saluto. Andrea! Io ci tengo molto a questa festa perché uniamo un po' tutti gli sportivi, i soci, abbiamo i ragazzi giovani, i soci atleti, e quindi per la prima volta abbiamo fatto la prima edizione che facciamo, l'abbiamo organizzata in poco tempo, grazie a Dario, grazie a Maria che sono venuti, sono tutti prestati. Volevo ringraziare innanzitutto il personale del circolo, perché Mirella, Francesca, Sandra, Lati, in sala c'è anche Nicola Pietrangeli che naturalmente è il presidente onorario del circolo. Dunque l'altra sera c'è stata la festa del tennis e tutti mi hanno detto: oh, ma sto canottiere di Roma vince tutto. Diciamo, purtroppo vincono i vecchietti. Orecchio sono 50 anni e vince. Iniziamo con uno sport che non fa parte propriamente del circolo, ma che comunque ci onora, grande prestigio, parliamo della motonautica, l'offshore e dello sci nautico. Tre giovani, offshore e motonautica, che conosceremo fra poco dopo questa brevissima clip video.
Bene, allora adesso è con grande orgoglio che chiamo sul palco il campione del mondo, pensate, il campione del mondo di classe V1 di offshore, Federico Montanari. Federico, 32 anni. Vieni, vieni. Dopo abbiamo due giovanissime. Oh, ecco. Allora, chiamiamo Greta Tagliati e Ginevra Bonopane, rispettivamente vice campionessa europea under 18, disciplina figure, e campionessa italiana under 17, disciplina salto. Nautico! Sì, nautico! Che si allenano però! Sì! Con pensate! Paolo Malfatti che chiamiamo sul palco! E da ora passiamo a uno sport largamente praticato nel nostro circolo, ovviamente il tennis. I tennisti chiamiamo il consigliere a tennis Fernando Giustini. Grande Fernando. Ciao Fernando, sei soddisfatto di questa stagione? Moltissimo, tennistica? Moltissimo, ecco. In particolare Nicola ha detto che siamo forti con le squadre degli over, però devo dire che quest'anno abbiamo ottenuto un grande successo salendo dalla Serie C alla Serie B con la squadra dei ragazzi, quindi merito a loro, grande soddisfazione. Bello applauso direi, no? Iniziamo la premiazione, Maria a te. Sì, e allora chiamiamo il primo classificato del torneo sociale di singolo, categoria classificati, Massimiliano Gatti. Secondo classificato, Andrea Giustini. Bravo Andrea. Primo classificato, torneo sociale di singolo, categoria A, Salvatore Scarfone. Secondo classificato, torneo sociale di singolo, categoria A, Massimo Veneziano. Ecco, grande Massimo, grande. Nick, questo a te l'onore, a Massimo, prego. Primo classificato, torneo sociale di singolo, categoria B, Gualtiero Tramonti. Allora, foto, grande. Secondo classificato, torneo sociale di singolo, categoria B, Paolo Boccara. Primo classificato, torneo sociale di doppio, categoria A, Marco Bonamico e Claudio Sciarra. Questa è la grande coppia. Secondo classificato, torneo sociale di doppio, categoria A, Marcello Scotto e Matteo Fabri. Eccoli! Primo classificato, torneo sociale di doppio, categoria B, Luca Nicolao e Aldo Giancotti. Eccoli! Grazie! Grazie! Via, via. Secondo classificato, torneo sociale di doppio, categoria B, Andrea Calderai e David Sermoneta. Primo classificato, campionati italiani individuali over 50 doppio maschile, Dario Roscioli. Primo classificato, campionati italiani individuali over 60 doppio maschile, Fabio Roversi.
primo classificato, campionati italiani individuali, over 65, doppio maschile, doppio misto e a squadre, Bruno Orecchio, il nostro maestro di tennis, storico, non si arrende mai, è sempre lui il più forte, è sempre lui, Bruno Orecchio. Bruno, ma quanti titoli hai portato per il canottiere di Roma? Dai, te lo ricordi più o meno? Una cinquantina. Da che anno è che giochi per il canottiere di Roma? 57 anni. 57 anni! Faceva il raccatta palle! Primo classificato, campionati italiani individuali, over 65, doppio maschile a squadre, un'altra leggenda di questo circolo, Claudio Russo! Primo classificato, campionati italiani a squadre, over 60, Luigi Lanza! Primo classificato, campionato italiano squadra, over 60, abbiamo fatto proprio strike, eh? Benedetto Velucci, un applauso, forza, porta i colori del circo nel mondo, grazie. Primo classificato, campionato italiano squadra, over 75, Giuseppe Bosini. Primo classificato, campionato italiano squadra, over 75, Matteo Fabri. Ed ora premiamo per i campionati italiani a squadre la nostra squadra promossa dalla Serie C alla Serie B. Riccardo Merone. Vai tutti insieme ragazzi. Daniele Baldassarri. Andrea Becci. Alessandro Corteggiani. Giovanni Grieco. Giovanni Obino. Alessandro Sarra. Enrico Sellan. E ora passiamo a un altro sport, parliamo dei cugini del tennis, uno sport giovane che sta avendo veramente un grande successo in tutti i circoli, non solo romani. Parliamo del padel tennis, di cui non poteva naturalmente mancare, regia, una breve clip video. Terzo classificato, campionati italiani Serie A, squadra composta da Marco Tagliati, Daniele Baldassarri, Diego D'Attilio, Fernando Giustini, Vasco Gorzoni Provenzani, Gian Diego Martinez, Fabrizio Romani, Mario Orsini, Serena Michetti, Virginia Giustini, Federica Ventura, Giordano Orecchio, Enrico Sellan. Giovani, belli, forti, un applauso al padel tennis. Dai, uno sport bellissimo. E adesso uno sport di grande fatica e dedizione, la corsa ed il ciclismo. Segnare i premi, il consigliere agli altri sport, anche lui runners e biker, Stefano Boidi, eccolo. Obiettivi? Obiettivi vincere tutte le gran fondo nel ciclismo e le prossime maratone battere i record.
un uomo, okay. Un mito, Stefano Vallabrega. Eccolo! Al secondo posto non poteva mancare Federico Timberi. Carlo Buonopane. Grande! Viene Daria. E passiamo ai bikers. Sì. Carlo Schiavone. Grande! Giuseppe Bagnera e Claudio Lautizzi. Grande! Mi pare che Lautizzi... Lautizzi sta a New York. Avremmo potuto fare un collegamento via Skype, ma insomma diventava un po' problematico. Alberto Acciari. Oh, Alberto, grande! Allora, okay. È un gioco o è uno sport? Decidete voi, il biliardo nella specialità delle boccette, ok? Per me è entrambe le cose. Però vediamo meglio questa clip di questi virtuosi giocatori del cavaliere di Roma e poi mi dite. Allora io chiamo, ecco, sul palco a premiare le boccette, che anche lui è un grande giocatore, il consigliere Luca Nicolao. E adesso chiamiamo gli altri tre, diciamo, con Luca, che compongono la squadra. Alberto Piperno, Massimiliano Simotti Rocchi, Bobo! Hanno vinto la prestigiosa edizione recente di Circoliamo. Saverio Duccimei, primo classificato, campionati italiani tris di bowling. Stiamo sempre parlando di sfere. Prosegue la nostra cavalcata sportiva. È giunto il momento del canottaggio, una disciplina con cui il nostro circolo eccelle con atleti olimpici. Ma prima guardiamo il nostro video. Un equipaggio formidabile femminile di signore che sta vincendo ovunque. Sono seconde, pensate, nel Master Internazionale di Budapest femminile e sono Domizia Nonis, Licia Altea, Iris De Santis, Bianca Antonucci, Lea Renzetti. Ma guardate che belle signore! Paola Franco, Giorgia Messina, Paola Onorati. Brave, e chiamiamo il timoniere, grande coccio, Bruno Mascarenhas. E dove volete arrivare con questo canottaggio? Ma noi ci divertiamo soltanto. Ecco, basta. Ditelo, è divertente. A tutte le signore, venite a fare canottaggio al canottieri Roma. Si può, Andrea? Assolutamente sì. Okay. Ancora donne protagoniste del canottaggio, prime classificate nel lotto
fuori scalmo e due senza Master B femminile ai campionati italiani, regionali e alla regata internazionale di Budapest. Maria Sigillò e Francesca Molinari. Terzi classificati, master maschile, Alessandro Guido, Giorgio Calò, Emanuele Micozzi e Stefano Valbrega. E adesso premiamo i primi classificati della classe Iole alla recente manifestazione che molti di voi hanno visto, circoliamo, e sono di nuovo Bruno Mascarenas, Mauro Cerra, Gerardo Palumbo, Giorgio Pietro Letti, Massimo Iaccarini, che non c'è ma viene la figlia Céline a ritirare, Fabrizio Mannocchi, Massimo Matteini, Luigi Di Massa, che mi pare di aver visto, e Simone Stanziale. Prime classificate del lotto fuori scalmo, del lotto femminile ai campionati italiani, regionali e alla regata internazionale di Budapest: Frances Middendorf, che è assente, Elisabetta Fuga, Gabriella La Monica, eccola, Patrizia Borboni, Elena Oroseanu, Anna Vigari e Giovanna Verghesi. Sono tante! Grazie ragazze, veramente, guardate, veramente sono forti, veramente forti, si allenano duramente tutti i giorni. Seconde classificate nel 4 con ai campionati italiani master femminile: Roberta Micchi, Paola Ciapparoni, Anna Risa Cacciotti, Giorgia Messina, Simone Stanziale. Un grande applauso, grazie. Secondi classificati nel singolo e terzi nel doppio ai campionati italiani di fondo senior: Patrizio De Lucia e Andrea Nitu, il futuro premiero di questo circolo, il futuro. Grazie ragazzi. Terzi classificati nel 4 con ai campionati italiani ragazzi: Arturo Sferrazzo, Andrea Peretti, Tito Barenghi, eccoli qua, Pietro Solari e come timoniere Simone Stanziale. Il calcio a 5, il calcetto come si diceva una volta, dove il nostro circolo si è imposto nella categoria over 40 nella Coppa dei Canottieri, come possiamo vedere in questa breve clip filmata della Coppa Canottieri. Ed ecco Luca Navarra, vicepresidente del circo, grande giocatore. C'è un vivaio con un grande direttore tecnico che è Andrea Cardone. Abbiamo una buona scuola calcio. Che nonostante... Quanti ragazzi? Tu mi dicevi che abbiamo tantissimi ragazzini. Quest'anno, se non sbaglio, ma mi correggerà Andrea che ne sa più di me, ne abbiamo 334. Ad no, oggi. Beh, veramente, è pazzesco. Ma in quanto tempo? Quattro anni. Siamo arrivati a 330 bambini. Fantastico. Allora, io direi di passare subito alle premiazioni e premiamo appunto i primi classificati della 51esima edizione della Coppa dei Canottieri di calcio a 5. E innanzitutto l'allenatore Andrea Cardone. Chiamiamo ancora Giuseppe Maccauro, Paolo Minicucci, Massimo Del Rosso, Luca Maria Damiani, autore di un grande gol, Massimiliano Carli, Massimo Rinaldi, Marco Cogolo, Dario Roscioli, che non c'è, Emanuele Palladino,
Gianmarco Dosi, Giulio Gigli. Siamo commossi nel vederla entrare nella partita di Champions League, quindi sono molto emozionato di presentarla a chi non lo dovesse conoscere del circolo, il nostro campione del futuro, Edoardo Soleri. Eccolo, centravanti della Roma Primavera. Ci tenevo a regalare questa maglietta, appunto, con cui ho giocato oggi al circolo e al responsabile del calcio Luca Navarro. Grande la maglia della nazionale. Volevo ringraziare giustamente velocemente tutti gli sponsor, che magari qualcuno anche qui in sala, che hanno contribuito per questa serata, e vado a iniziare da Brusco, Banca del Fucino, British School, Amarena, Motor Village, Mercedes-Benz Smart, Bellini Holding, Biarritz Cashmere, Cristilli, Fabris, Maxim, Moroni, Hotel Fontanella Borghese, Alimentari Coronari, il Corriere di Roma, che tra l'altro farà un bellissimo articolo su questa serata, Gran Caffè Vescovio, Gruppo Fisionet, Hotel Stendhal, Oriani, 504 Port Suites, Ogni Dove, Hotel Due Torri, Palombini, Harriers. Questi sono gli sponsor, grazie.